Donato Calamita è l'autore di Da lontani vicini ci fa, la storia di Roberto e Anna, due esistenze qualsiasi, che si incontrano, vincendo le rispettive solitudini. Voce all'autore. Chi è Donato Calamita? Donato Calamita è una persona che ha 60 anni e ha finalmente trovato il coraggio di mettere sulla carta le storie che aveva in mente. Grande lettore da sempre. Ecco, lei dice il coraggio. Di solito ci si ferma a dire semplicemente ho trovato il tempo. Lei invece dice il coraggio. Perché? Quali sono i motivi che l'hanno portato alla scrittura di questo libro? Piacere della lettura e della scrittura. Quali sono le letture di Donato Calamita, allora? La mia prima lettura fu Ivan, Sì. leggo di tutto, saggistica, gialli, romanzi. Ha un autore Non ho preferito? autori, non ho autori preferiti, ma sono quelli che sono sul mercato, insomma, quelli che mi affascinano di più. Magari uno degli ultimi che le è piaciuto di più. Guardi, io sono letteralmente innamorato di La Brace. Veniamo al suo romanzo, Da lontani vicini ci fa. Come mai questo titolo? Tempo fa lessi in un articolo su Repubblica una poesia che poi è nelle prime pagine, e questa parola, queste parole, il suono di queste parole mi hanno sempre affascinato e sono quelle che poi credo che siano la sintesi di tutta la storia, insomma. Ci può riassumere la trama della storia senza svelare troppo? Considerazione che spesso ci circondano delle personalità che crediamo piene, realizzate, senza problematiche, che invece a scavarci un po' sono sole, hanno problemi. Lo snodo della storia, la teoria della balena, che io ho immaginato in questo modo. La balena è un mammifero che vive in apnea, e l'apnea è la metafora della nostra vita solita, i nostri doveri, i nostri vincoli, i nostri tabù, le nostre solite cose, lavoro, famiglia, affetti. Però la balena per sopravvivere deve riemergere, riemergendo soffia fuori l'aria e questo io lo individuo come metafora del bisogno di ciascuno di noi di ricavarsi un'occasione in cui sta bene, può essere una passeggiata, la lettura di un libro, l'incontro con delle personalità, ognuno di noi ce l'ha. Questo momento in cui si ricarica le pile. E io ho immaginato che in un momento in cui queste due balene riemergono, Roberto e Anna, ciascuno con le proprie vite, si incontrano e con molto timore, alla fine sono due vite che si uniscono. Infatti lei dice proprio nella sua breve descrizione di questa teoria, la teoria della balena, che questi momenti in cui noi arriviamo in superficie e espelliamo l'aria, questi momenti in cui in qualche modo respiriamo, ci stacchiamo da quella che è la solita routine, le paure, le oppressioni,
avvengono spesso in solitudine, però quando si riesce a condividere questo momento con un'altra anima. Sì, infatti lei richiama addirittura le due metà della mela che Zeus divise. Da che cosa ha tratto ispirazione per la sua storia? Quindi Non c'è stato un percorso unitario. La storia, una volta che ho trovato, ripeto, il coraggio di farlo, è venuta fuori da sola. si è ispirato a personaggi reali, ad eventi reali. No, assolutamente no, assolutamente no. È chiaro che alcune situazioni, alcune metafore, alcuni paesaggi sono quelli del mio vissuto. C'è una colonna sonora anche, tutto sommato, che accompagna le parole, sono ovviamente il mio vissuto, insomma. Ecco, lei dice di raccontare una storia che riguarda due esistenze qualsiasi. E questo, secondo me, è un aspetto molto importante, no? Perché magari la straordinarietà di questa storia è proprio nel racconto di queste due esistenze qualsiasi che emergono e si incontrano. Non so se lei condivide. Tratteggi due personalità, in effetti sono quattro i personaggi, ma due, soprattutto due personalità che tutto sommato sono personalità che ci possono sfiorare ogni giorno, sono dei professionisti affermati con la loro famiglia, apparentemente senza alcun problema. Sì. Signor Calamita, se ritorniamo indietro a quei momenti, quando lei stava scrivendo il suo romanzo, c'è qualcosa che ricorda con piacere, un momento della scrittura che lei ricorda con piacere? Io ho partecipato a moltissime presentazioni di libri, no? E avevo sempre sorriso del fatto che chi scriveva, lo scrittore di libro, diceva che i personaggi avevano preso la mano, no? Vivevano di vita propria. Mi sono scoperto a dirmi: sì, è vero. Questa cosa è stata veramente una scoperta piacevole per me. Tutto sommato, tutto è sgorgato fuori in abbastanza breve tempo. La prima stesura è durata quasi una settimana in cui ero a casa con un'influenza, insomma, niente di che. Ero solo a casa, ho incominciato a scrivere e mi è venuto quasi di getto, poi ci ho lavorato solo un poco su per togliere qualche parola di troppo, insomma. Cosa significa per lei questo libro e cosa vorrebbe significasse per i suoi lettori? Avendo che nel blog poi si possono leggere,
veramente mi fanno piacere. Credo che i lettori stiano scoprendo delle cose che forse io avevo dentro di me, ma che non coscientemente avevo espresso. Da lontani vicini ci fa, di Donato Calamita, è acquistabile sul sito www.booksprintedizioni.it.